On Inside, giovedì 4 luglio 2013, siamo alla Notte Bianca di Via d'Azeglio Alta. Andiamo a vedere cosa ci prende stasera. Andiamo, andiamo. Vuoi uscire con me? Ci sta o non ci sta? Ci sta? Bene. Ecco. Che abbiamo stasera? Allora, dopo, siamo insieme? Posso cavalcare le date. Ti sei divertita questa notte bianca? E oggi compi gli anni, Quanti anni compi? Cati? Siamo qui col direttore artistico Cristiano Cremonini, che ci spiegherà un po' della serata. Sì, dunque, io sono il presidente del Teatro del Collegio San Luigi e l'ASCOM mi ha chiesto, i commercianti di Via d'Azeglio mi hanno chiesto di creare un evento particolare proprio nel cuore della Via d'Azeglio Alta, cioè sotto il porticato del Collegio San Luigi che ospita il Teatro Guardassoni. E quindi ho pensato a una giovane grandissima cantante che interpreterà tutto il repertorio famoso del pop italiano e in modo particolare farà un tributo a Mina. Bellissima Mina. È una voce strepitosa, sicuramente avrete avuto modo di sentirla, ve la presento, Tiziana Quadrelli. Un applauso, simbolico, era. Sei felice di essere qua stasera? Sì, molto, molto. Sì, sì. Cosa rappresenterai stasera? Cosa rappresenterò? Sì. Nel senso di Canoro, Canoro. Ah no, sì, canterò molti pezzi di Mina perché ho un tributo a Mina che, e molti pezzi italiani, quindi è un tributo alla canzone italiana, a Mina e alle grandi cantanti italiane, Mia Martini, Loredana Bertè, Patti Bravo, quindi, insomma, alla nostra storia, alla musica italiana. È la prima volta che fai questa notte o ne fate altre? No, Notte Bianca a Bologna mai. Siamo onorati, dopo ti veniamo a riprendere e sentiremo la tua grande voce. Sì, sì, bene. Ha appena fatto una bellissima canzone per i terremotati. Racconta. Sì. No, beh, l'anno scorso quando in occasione del terremoto ho cantato Al Dallara di Bologna per il concerto per l'Emilia insieme a Paolo Belli, era una canzone che in fondo sono stati devoluti alla ricostruzione. Quindi insomma, appena l'ho fatto l'anno scorso, però sì, è stata una cosa recente. Grazie. Anche il giovane artista ospite di questa serata, che è Lorenzo Visci, un giovane cantautore bolognese che sicuramente conoscete. Certo. Chi ci farà ascoltare? Quello che volete, nel senso che questa sera, visto che mi hai dato l'onore di essere ospite, ci divertiamo, facciamo proprio le cose più informali possibile. Io ho scoperto da poco che è un tributo a Mina, quindi eventualmente proveremo a fare qualcosa di Mina, ma anche no, vediamo. Ci divertiamo, senti, come sempre, con la musica. Sicuramente la farò la tua ultima canzone, ce la farai sentire. Sì, cioè, piacere, naturalmente. Sì. Allora, facciamo in sé che è uscita il 21 di... è uscita due venerdì fa, sta andando anche abbastanza bene in radio. Siamo davanti, niente poco di meno che alla Ferrari di Mario Piai, guardate che roba, guardate, chissà se dopo me la fanno provare, dopo questa notte rosa, anzi notte bianca, notte gialla, bianca o gialla, oro, rossa Ferrari, Mario Piai. We like the party, yeah. We like the wine. We love to drink all night, yeah. And have a good time. Just play that music, put us in the mood. If it's on fire, and everyone is feeling good. We like the party, yeah. We like the wine. We love to drink all night, yeah. And have a good time. Just play that music. Mi chiamo Latsi Senegal. Sei del Camerun, del Senegal? Del Senegal. Del Senegal. E sei qui per far che cosa? Sono qua con una maestra che fa danza africana, che ci collaboriamo insieme, lavoriamo insieme da 2 anni.
sempre queste notte bianche di Via del Sveglio Alta? Bello, è la prima volta però, mi sembra. È la prima volta? È carichissimo, bello, che bella gente. Fatti sentire qualcosa con le percussioni. Bianca e c'è questa qui tutta divincolata con la moto. Allora, noi siamo qui intanto perché facciamo parte del Good Dog Borgo Panigale, che è il club Ducati ufficiale di Bologna. Essendo ducatista e avendo fatto questa stramberia l'anno scorso per un evento della Ducati che è stato il VDV, l'evento mondiale insomma, pensavo di fare veramente una stramberia ma non di riscuotere questo gran successo, tant'è vero che in 4 giorni mi hanno fatto oltre 50.000 foto addirittura. Sì. E quindi niente, quando sono tornato a casa e ho parlato con mio figlio che ha 12 anni, Brian, il quale mi ha dato un'idea che non è venuta a nessuno, tantomeno a me, proprio in quell'occasione. Sì. Madonna, quella, e mi disse: babbo, pensa, se ti facevi dare 1 euro per ogni foto che ti hanno fatto a Misano, erano 50.000 euro che potevi dare ai terremotati. Sì. Da lì mi è scaturita l'idea, ho detto vabbè, comincio a fare una raccolta fondi in piccolo, cioè una raccolta dando la possibilità a chiunque lo volesse fare di fare una foto sulla mia moto. Se vogliono donare 1 euro posizionandoli in questo salvadanaio. Ecco, l'anno scorso abbiamo raccolto 3 salvadanai, abbiamo consegnato con un giro in moto per le strade terremotate, San Giovanni, Crevalcore e via discorrendo, fino ad arrivare a Massa Finalese, avendole consegnati questi soldi a un'azienda che non ha fatto altro che utilizzarli rendendo partecipe tutti, pubblicando le foto su Facebook in un gruppo che si chiama Lady Emily, perché gli ha dato anche il nome mio figlio, signora Emilia. Quindi lei è la signora Emilia? Lei è la signora Emilia. Quindi 1 euro per... 1 euro, se uno lo vuol dare, è una cosa, non è un museo, io do la possibilità di fare la foto su una stramberia e il mezzo di Facebook serve solamente a che cosa? A rendere partecipe le persone mettendoci la propria faccia, certo, e dimostrando che si può fare qualcosa di serio anche col sorriso sulle labbra, perché oltre 5.000 foto che ci sono in questo gruppo non c'è uno serio, però il fine era serio insomma. Complimenti, grazie. Anche al figlio, grazie. È Ducato, Emily. Misterioso, cosa è venuto a fare a questa notte bianca? Bacio delle ragazze che dicono che mi aspettano in camera nudi, non so perché. Ora... Ah, per quello che vuole rimanere in incognito, è ovvio, è ovvio, perché sai, ho famiglia, quindi... Però dai, mi sembra che stiamo tutto bene. Avete delle domande precise da farvi. Ma lei è uno che fa ridere o fa piangere? No, per piangere. Molto piangere? Molto. Però posso dire che è un personaggio che lei lavora dagli anni 80, è vero? Posso dire? Prima. Sembra un quiz, eh? Sì, sembra un quiz. Il Giangi Quiz. Il Giangi Quiz, è anche molto dimagrito ultimamente, vedo, Poca roba, però. Ok, quindi niente, lei vuole rimanere sempre in incognito? Sì, c'ho le ragazze che mi aspettano, quindi non posso. Ok, signore, niente, rimarrà all'oscuro. Se prossima. Qualcuno indovina chi è, vince una cena con me, fa anche rima, Alla prossima. Questo è il tempo in cui sperare non è facile, e la gioia che c'è in noi, il vento vola via, ed ora sono qui. Ora sono qui. Cerco in me la forza che non ho avuto mai.
ci fai qui un artista, anche tu contribuisci alla Notte Bianca? Esattamente, canto con i St. Paul stasera, sì, in via D'Azeglio, e sono molto contenta. Io so che lavori a Punto Radio, che fai molte serate. Sì, sì, canto, lavoro in radio, poi lavoro con gli animali, come tu ben sai, quindi faccio tante cose. Però la musica è una parte fondamentale della mia vita, quindi sono contenta stasera di essere qui, tra l'altro con i ragazzi con cui ci siamo messi insieme da poco, insomma, musicalmente parlando, quindi siamo qua per divertirci, siamo in tantissimi, e quindi tutto molto ok. Cosa avete perso non venire? Barbara Cavara, non ti piace. Ciao. Ciao.